Ciao tesoro, come stai? Ciao, così così. Mi manchi. Sapessi quanto mi manchi tu? Che ore sono in Italia? È quasi mezzanotte. E lì? Ah, è per questo che mi sento un po' rintronato. Qui sono le 10 del mattino. Solo un po' rintronato come dici tu o c'è dell'altro? No, è solo il fatidico jet lag. 10 ore di fuso orario d'altronde si fanno sentire. Perché me lo chiedi? No, niente. È che dalla voce non mi sembri tanto felice di sentirmi. Qualcosa non va? No, tutto a posto. E invece no, non è vero. Mi manchi tu, l'Italia, le montagne imbiancate. Ma come? Sei al caldo e ti lamenti? Qui fa un freddo boia. Hai ragione. Però il Natale australiano è strano. Non mi ci trovo a festeggiare l'anno nuovo mentre stappo una bottiglia di spumante in piscina. Vuoi mettere la magica atmosfera natalizia con sciarpa, guanti, cappotto, un bell'albero da guardare? Tutta un'altra cosa. E poi il presepe e... Oh, insomma, a me il Natale al caldo non piace. Ho capito. Quando torni? Prestissimo, spero. Il tempo di sbrigare le ultime cose e parto. Come sta, Lucio? Bene, vado a trovarlo spesso. Stamattina gli ho portato delle cose buone che ha gradito moltissimo. Vedessi com'è contento quando mi vede. Ah, così adesso siamo in due a non vedere l'ora di vederti. Certo, due è sempre meglio che uno, no? E poi ho un certo non so che quando mi guarda con quegli occhi. Mi sa che è meglio che mi sbrighi a partire. La concorrenza si fa dura. Sai che anche gli assistenti l'hanno preso a cuore? Dicono che è il migliore. Non si fa sentire per nulla rispetto agli altri che fanno un gran casino. Vorrei vedere. Lucio è Lucio, mica uno qualsiasi, no? A proposito, si è fatto vivo qualcuno? Ma che, ancora nessuno. Comunque dicono che è normale e che devono passare almeno un paio di settimane prima che qualcuno si decida a farlo. Già, e poi ti dirò, se lo facessero prima del mio ritorno, mi dispiacerebbe non poco. Ci tengo a rivederlo, sai? Non vedo l'ora di fare una bella passeggiata tutti insieme. Ciao, mi salutate Lucio? Certo. Non perché. Ciao. Thank you.
Ciao. Ciao, siamo venuti a trovare Lucio. Ah, sì. Venite, vi faccio parlare con la direttrice. Salve. Buongiorno. Buongiorno, dite. Siamo venuti a trovare Lucio. Mirto. Ah, sì, e voi chi siete? Siamo quelli che l'hanno trovato. Io sono venuta spesso in questi giorni. Lui è appena arrivato dall'Australia e avremmo piacere di vederlo. Accomodatevi. Mi dispiace, Mirto nella notte ha avuto una grave crisi di epilessia e una forte emorragia da cui non è stato possibile salvarlo. Abbiamo fatto l'impossibile, ma non c'è stato niente da fare. Mi dispiace. Possiamo fare un giro all'interno? Certo, potete venire quando volete. C'è sempre bisogno di persone come voi. Grazie. Lucio era un meraviglioso bracco tedesco che io e Nicoletta abbiamo trovato la sera del 13 dicembre, Santa Lucia, il giorno prima che io partissi per l'Australia. Ironia della sorte, è morto la notte del mio ritorno in Italia. Durante la mia assenza, Nicoletta si è preso cura di lui, andandolo a trovare quasi ogni giorno, e ogni volta si augurava di non trovarlo più lì, sperando che il suo padrone fosse venuto a riprenderselo. Ma così non è stato. L'inverno del 2004 è stato molto duro. Le temperature nella notte scendevano abbondantemente sotto zero. Lucio, o Mirto, come lo chiamavano al rifugio Argo, negli ultimi giorni, per motivi di spazio, aveva diviso la sua gabbia con un'altra cagnetta e preferiva cedere la sua cuccia alla sua piccola ospite, rimanendo di conseguenza preda dei morsi del gelo sempre più duro da sopportare. Non sappiamo se questa è stata la causa della sua morte, ma sappiamo di sicuro che finché un animale sarà abbandonato, nessuno sfuggirà alla solitudine. Finché un animale sarà oltraggiato, nessuno sarà al riparo della violenza. Finché un animale sarà recluso, nessun uomo sarà veramente libero. Il solo amico assolutamente altruista che tu, uomo, potrai avere in questo mondo di egoismo, il solo che non t'abbandonerà mai, il solo che non si mostrerà mai ingrato o traditore, sarà il cane. Starà sempre con te, in ricchezza e in povertà, in salute e malattia. Leccherà la tua mano se non avrai cibo da offrirgli e sorveglierà il sonno di te, suo misero padrone, come se fossi un principe. Non si curerà di chiederti se avrai torto o ragione. Non si preoccuperà affatto se avrai fortuna o meno, se sarai ricco o povero, ignorante o istruito, peccatore o santo. Sarai il suo compagno e ciò gli basterà. Ti sarà accanto per confortarti, proteggerti e dare, se occorre, per te, la sua vita.